La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo con l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, soluzioni per l'industria agroalimentare. Il premio va a Fenco Food Machinery. Fenco Food Machinery, per produrre soluzioni tecnologiche funzionali all'avanguardia di eccellenza per l'obiettivo di implementare l'efficienza del ciclo produttivo degli impianti, evitando scarti in eccesso, riducendo il consumo energetico e assicurando un corretto equilibrio fra resa e qualità del prodotto finale. Beh, direi che abbiamo parlato di non sprecare, poi vabbè, il consumo energetico che in questo momento, diciamo, è una priorità, esatto. Allora, so che però volete dire qualcosa, ci sono queste cose strategiche che abbiamo sentito nella motivazione. Prego. È un motivo di grande orgoglio per noi ritirare un premio così prestigioso, quindi volevamo ringraziare tutti e soprattutto il team di Fenco a casa che ci ha permesso di essere qui questa sera. Grazie a tutti, certo. E buona serata. Sempre il team, grazie a voi e complimenti. Buona serata. Siamo in compagnia della dottoressa Annalisa Ghillani, CEO di Fenco, e dell'ingegner Matteo Cordara, direttore generale di Fenco, a cui naturalmente do il benvenuto. Innanzitutto alla dottoressa Ghillani. Benvenuta, dottoressa. Buonasera a voi. Ecco, dottoressa Ghillani, questa sera la vostra azienda ha ottenuto un riconoscimento molto importante nel settore delle soluzioni per l'industria agroalimentare. Innanzitutto un commento, insomma, a questa vittoria, a questo premio. Beh, è una vittoria piacevolmente inaspettata, e essere premiati di un premio così autorevole alla presenza di aziende così prestigiose è motivo per noi di grande orgoglio. Fenco è un'azienda, ma ancor prima è una grande famiglia. La vittoria è frutto, credo, di grande impegno da parte del nostro team, di grande attenzione alle innovazioni di processo tecnologico, all'altissima qualità dei componenti che utilizziamo, nonché al continuo ascolto di ricerca con i clienti. Noi operiamo tailor made, ciò significa che i nostri progetti sono totalmente customizzati e vengono progettati a quattro mani direttamente con l'utente finale. E questo ci permette di operare sempre nell'ottica del miglioramento continuo. Quindi credo che la vittoria sia frutto proprio di questo. Ecco, dottoressa, lei ci ha fornito una panoramica, una fotografia del vostro settore, ovviamente nel presente, ma già proiettiamoci verso il futuro. Quali sono i vostri progetti, naturalmente anche i vostri obiettivi? Certamente, i progetti, gli obiettivi, gli investimenti sono tantissimo. Fenco nasce già come un'azienda fortemente custom oriented, ma l'obiettivo è quello di diventare sempre di più un'azienda customer oriented, senza ovviamente dimenticare il nostro DNA molto tecnico, di tecnologia, di grande expertise tecnica, ma vorremmo raggiungere in futuro un livello di servizio vicino all'eccellenza. Ecco, questo crediamo che sia per noi e per il futuro il vero valore aggiunto. Ingegner Cordara, Fenco opera nel settore ormai da oltre 35 anni con una particolare attenzione e sensibilità verso due parole chiave un po' di questo periodo, che sono la sostenibilità ambientale e l'economia circolare. Ecco, ci vuole spiegare la vostra strategia proprio in merito a questo? Sì, bene, innanzitutto buonasera, grazie. Allora, l'approccio di Fenco è un approccio attento, ponderato ma progressivo. Il tema della sensibilità è declinato da un investimento legato al nuovo plan produttivo che è dotato di pannelli solari e soprattutto nell'R&D di prodotto. In tal senso, quindi nella funzione R&D Engineering, l'attenzione allo sviluppo di nuovi prodotti ecosostenibili e soprattutto in ottica di 4.0 è il fiore all'occhiello dell'azienda. Soprattutto il tema della ecosostenibilità aziendale è molto importante in termini di
nell'ottica di saving energetico, soprattutto con l'approccio della metodologia della Lean Assembly, che consente di fornire al cliente finale un saving non solo di impatto energetico, ma anche di impatto logistico. Anche tra i nostri prodotti si annoverano concentratori per acque reflue e residui di lavorazioni, che fanno sì che il calore che viene dissipato e di conseguenza che viene poi riutilizzato consente di fornire al cliente finale un risparmio importante energetico, e questo vuole essere quindi un valore aggiunto in ottica di economia circolare.